Questo è il fondatore della città di Giulianova e consegna alla città un tappo praticamente della città stessa che era controllando dei toglioni, ma adesso verrà un altro esempio che poi ci dirà qualcosa in merito a questa realizzazione. Io volevo innanzitutto ringraziare tanta gente che ha collaborato a questa realizzazione. In primis volevo ringraziare il maestro De Marini, il quale mi ha supportato e sopportato in questa avventura e ha realizzato questa bella opera. Lasciatemi poi ringraziare l'architetto Capice Paola, che ha contribuito, perché noi oltre a pensare a questo, che siamo sicuramente felici e grati, abbiamo pensato a restaurare, caro Silvio, tutta la piano terra della realtà del nostro comune. Tutto il piano terra perché? Perché questo piano terra non era degno di questa realtà. Noi abbiamo lavorato, e questo devo dire al sindaco, mi ha incaricato in un certo senso, interessa che cerca di fare, di ridare dignità a questa realtà della nostra città. Il comune è un luogo importante dove i cittadini vanno per chiedere, vanno per fare operazioni importanti, per cui ha bisogno di essere di dare dei servizi rapidi, celeri e di qualità praticamente. E le stanze qui erano rovinate praticamente, non era certamente così. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo rifatto tutta il piano terra. Abbiamo rifatto abbiamo la prima operazione che si è fatta, ricordo come se fosse una città comunità circa, togliere il centralino che stava in una stanza oscura, in una stanza umida, togliere lì i centralinisti e portarli da un'altra zona. E oggi il centralino ha una bella realtà, viene una bella realtà, e chi ne faceva parte sicuramente gode di quella bella realtà. Ma abbiamo restaurato tutto quanto il piano terra. Secondo me questo è un passo per lo sindaco, è il primo passo, perché dopo dobbiamo seminare, dobbiamo andare al primo piano e poi chiudere al secondo piano, quindi ristrutturare tutto il contesto del comune di Giuliano. È un'attenzione che devo dire, lo devo ammettere tranquillamente, questa amministrazione ha voluto affrontare, caro presidente del Rotary, ha voluto affrontare sin dall'inizio. Perché non era dignitoso venire in questo luogo. Oggi è accogliente, è sicuramente gradevole entrare qui dentro, per cui c'è stato questo momento di interessamento da parte nostra e finalmente siamo riusciti ad ottenere quello che poi, se volete, potete anche visitarlo anche di basso del comune. E finalmente siamo riusciti con questa opera a compiere questo atto in un certo senso di chiudere la ciliegina sulla torta del fondatore Giulio Antonio D'Aragone, che in un certo senso è il fondatore della città, e quindi siamo riusciti a portare avanti questa risposta. Io sono particolarmente emozionato perché questa opera l'ho seguita da vicino, rompendo le scatole all'architetto, all'ingegnere Di Candido, il quale ha seguito accanto all'architetto Capece Paolo, ha seguito i lavori. L'ufficio tecnico Giacomone non è potuto essere presente qui questa sera e in un certo senso ci ha confortato. E io facevo un po' da camera guardia, cercavo di trovare tutte le situazioni un po' strane, di correggerle, di attivare affinché questo processo andasse avanti. Che noi io non voglio, perché io qui parlo spesso di opere che ci vogliono 20, 25, 30 anni per essere realizzate, e qualcuno capisce a che cosa io mi rivolgo. Adesso oggi non voglio fare nessun tipo di polemica. Io voglio dire che questa amministrazione sta portando avanti con serenità, con dignità, tante opere, tra cui anche questa. Quindi facciamo un applauso a tutti quanti voi, ma a tutti quanti noi e all'amministrazione comunale per questa opera che abbiamo raggiunto.